prima di darti la risposta, ti faccio una domanda anche io. Secondo te, quali di queste tre cose c'entra con la soluzione? Il sole, la luna o il maialino Gio? Hai 10 secondi di tempo per rispondere. Dai, forza! Su, dai! Fatto? La risposta esatta era luna e non maialino Gio. Tutto parte dalla festa della Pasqua ebraica, che celebra la liberazione del popolo di Israele e la fuga dall'Egitto. Quando gli israeliti fuggirono dall'Egitto, guidati da Dio, lo fecero nel cuore della notte per non farsi sorprendere dai soldati del faraone. Riuscirono però a vederci perché quella era una notte di luna piena. Tutto accadde tra metà marzo e metà aprile, nel mese che gli ebrei chiamano di Nisan. Da allora Dio chiese di celebrare questa memoria in un giorno preciso di Nisan, il 14, giorno che di solito nel nostro calendario è in primavera. Noi cristiani allora ci rifacciamo a questa festa e aspettiamo la primavera e celebriamo la Pasqua tra marzo e metà aprile aspettando la luna piena, come fece il popolo di Israele in Egitto. Meglio ancora, poiché la primavera da noi inizia il 21 di marzo, noi aspettiamo la prima luna piena dopo il 21 di marzo e celebriamo la Pasqua di Gesù la domenica più vicina a quella luna piena. Così, ad esempio, celebreremo Pasqua nel 2021 il 4 aprile, nel 2022 il 17 aprile, nel 2023 il 9 di aprile e nel 2050 il 10 di aprile. Che ne dite?